Hello. Hola. Hello. Dennis Abner. Buonasera, Dennis. Good to see you. Allora, piacere Dennis, vederti. Tu appartieni alla tradizione degli indiani d'America, dicevo prima, no? Dove appunto ogni persona dentro ha un animale totemico. Il tuo animale qual è? Il mio animale sono i gatti. Io mi associo in particolare con le tigri. Quando è che tu hai sentito dentro di te questa esigenza di diventare un felino? Da quando ricordo ho sempre voluto e ho avuto il bisogno di avvicinarmi al mio totem e sentirmi vicino in modo fisico ed emotivo all'aspetto di un contatto più vicino al mio animale totemico. Ma tu hai preso anche le abitudini, no? Il modo di vivere di questi animali? Sì, più mi avvicino al mio animale totemico, più vicino. Sono molto più vicino in molti modi, che la gente non riesce neanche a capire. E che tipo di abitudini hai preso? Cioè, hai lo stesso modo di mangiare, di muoverti, di camminare, di dormire, non lo so. La mia ovviamente è la curiosità che condivido insieme a tutti i milioni di italiani che ci stanno seguendo, che si chiedono come vive quest'uomo, anzi come vive questo uomo animale. La mia dieta è carne, mangio solo carne. Sto moltissimo tempo con i gatti, li adoro. E ho riflessi felini ed è il mio modo di vita. Senti, tu a quanti tipi di interventi ti sei sottoposto per arrivare poi a questo risultato? Questo è il risultato finale? Io presuppongo? No, non ho finito. Ah, no? Voglio farmi le orecchie come una tigre. Ne ho fatte 14, 15, ho perso il conto. E nello specifico cosa hai fatto? Un'operazione ai denti? Can you show, puoi mostrarmi i denti? Puoi mostrarmi? Eccoli. Questa è la prima operazione, le hai fatte esattamente uguali a quelle di un gatto. As close as they could be made, yes. Sì, il più vicino, il più simile possibile. Poi le altre operazioni, quelle più difficili, quelle più anche dolorose, presuppongo, no? È stato difficile fare delle operazioni qua per cambiare il profilo, anche un'operazione qua sugli occhi, le orecchie sono appuntite. Anche le orecchie? Puoi mostrare le orecchie per favore anche alla telecamera, ecco, vedete anche le orecchie, ecco. Infatti qua si vede di più anche se ho l'apparecchio, l'auricolare. Così ti aiuto perché vorrei che appunto in Italia e chi ci sta ascoltando vedesse. Cioè, hai fatto delle operazioni per modificare anche le orecchie. Tu sei una persona che vive in un mondo, no? Normale, quindi hai una quotidianità, hai una famiglia. La reazione delle persone quando cammini per strada, perché tu cammini così, non è che metti gli occhiali e un cappellino, non te ne vergogni per niente, anzi, sei molto orgoglioso del tuo aspetto. Le reazioni delle persone, qual è? Di solito le reazioni sono ottime, la gente mi chiede di farmi foto con loro, mi chiedono gli autografi. Fa parte della mia vita, diciamo, è un po' una cosa inevitabile, non è un problema. E la tua vita e i tuoi familiari? Come hanno accettato questa cosa? Come l'hanno presa? La parte della mia famiglia con la quale sono ancora in contatto, mi appoggiano, mi sostengono, sono d'accordo con me.
Senti, ma hai avuto, io so, mi hai raccontato che hai avuto anche alcuni problemi, perché per esempio una volta non ti hanno voluto fare prendere l'aereo, no? Per causa, a causa delle tue... Yes, and, that was a particular issue right after 9/11, and, questo è successo dopo il 9, l'11 settembre, perché qualcuno pensava che potevano essere pericolose le mie unghie. Ma da quando hai preso le sembianze di un animale, hai avuto una compagna? Scusa, la mia curiosità di donna, perché... Diverse. Sì? Yeah. E loro non hanno un aspetto simile a quello di un animale, sono persone con la faccia umana. Yeah. Sì? Sì. E si sono approcciati a te con normalità, con naturalezza. Sì. Fantastico. Marco Frigatti, vorrei chiamare qui il nostro giudice per sapere se tu puoi essere iscritto nel Guinness World Record. Marco. Sì, noi abbiamo intervistato in precedenza Dennis e con un medico abbiamo esaminato tutte le trasformazioni a cui si è sottoposto, 14 in totale, includono alterazioni chirurgiche facciali, tatuaggi multicolore, piercing per l'inserimento dei baffi, modifiche ai denti, e dopo queste verifiche posso confermare che Danny rientrerà nel libro del Guinness per la nuova categoria del maggior numero di trasformazioni permanenti per assomigliare a un animale. Congratulazioni. Complimenti. Ed ecco un altro Guinness! Capman! Complimenti! Grazie, grazie davvero.